Evolvenza, Vitaliano Bilotta. La reincarnazione spiegata ai ragazzi. Nove storie. Sentire non è ascoltare, non è udire, è molto più. Sentire è informarsi con l'anima. I libri del casato, il giornale dei misteri. Durante il mio lavoro di insegnante, più volte ho parlato ai miei alunni di reincarnazione e spesso mi sono accorto che molti ragazzi, anche se non ne capivano il funzionamento, intuivano l'esistenza della reincarnazione. Ho sempre pensato che questo accadeva per lo stesso motivo per cui i giovani sono spesso veicoli di idee nuove. Essi infatti sono freschi di incarnazione perché provengono ora dai piani di esistenza superiori di cui posseggono ancora in risonanza l'intuizione del futuro. Anche per me, per quello che ho capito finora dell'insegnamento dei maestri, la reincarnazione spiega tutto, mentre la non reincarnazione non è che spiega poco, non spiega nulla.